3 mesi di coma, 10 di ricovero e un percorso di riabilitazione tutto in salita. Questa odissea personale di Daniele Scardina, ex pugile professionista finito sotto i ferri nel 2023 per un'improvvisa emorragia cerebrale. Oggi pomeriggio Daniele sarà ospite di Verissimo insieme al fratello Giovanni Scardina, che l'ha sostenuto in questo percorso difficile insieme alla madre. Al momento Daniele è ancora in sedia a rotelle e non è dato sapere se tornerà a camminare. Ma i progressi fatti sin qui sono comunque miracolosi. Vediamo tutti i dettagli qui sotto. Daniele Scardina, come sta oggi dopo l'emorragia cerebrale? Era il 28 febbraio 2023, quando Daniele Scardina, boxer professionista ed ex fidanzato di Diletta Leotta, si accasciava al suolo al termine di un normalissimo allenamento, poi la corsa in ospedale, ma l'operazione per contenere l'emorragia cerebrale e 3 mesi di coma. Di recente l'ex pugile è riapparso in televisione all'interno di un servizio delle Iene, dove per la prima volta ha dato la possibilità ai fan di dare un'occhiata alla sua nuova vita. «Ho temuto di morire. Ora il mio ring è la vita quotidiana», ha detto Scardina su Instagram poco prima della messa in onda del programma Mediaset. «Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qui, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo avanti rispetto al giorno precedente. Ho tanto lavoro da fare, tante fragilità da rafforzare, ma poco alla volta sto cercando di riprendere in mano la mia vita». Daniele adesso è in carrozzina perché ancora non riesce a camminare autonomamente. E per mangiare deve usare la mano sinistra, la destra ha bisogno di riabilitazione. «Non abbiamo mai perso la speranza», dice tuttavia la madre, «sempre al suo fianco, nemmeno nei momenti più brutti». Ed è proprio la mamma, insieme al fratello Giovanni, il segreto della forza con cui Daniele riesce ad affrontare le sue giornate. «È un angelo», confessa lui, «nei momenti più difficili ha sempre tirato fuori la parte migliore di me». King Toretto, questo il soprannome di Scardina quando era sul ring, ha potuto contare anche sul supporto di un fratello come Giovanni, che alle Iene ha raccontato i primissimi mesi dell'odissea di Daniele. «Dovevi vederlo prima», ha detto all'inviato Nicole De Devitis, «è arrivato a pesare 63 kg e aveva 2 tubi in gola. Ho avuto paura di perderlo, di non vederlo più». Ora la strada per tornare a camminare è lunga, anche se la sua fisioterapista assicura. Ha raggiunto risultati impensabili. Il recupero è davvero inaspettato, ma oggi non siamo in grado di sapere se Daniele potrà tornare a camminare senza il supporto di ausili. Giovanni Scardina, fratello di Daniele, ha sempre vissuto lontano dai riflettori. Pare che abbia lavorato per un periodo all'interno di un ristorante di Miami, mentre adesso sarebbe impegnato come agente immobiliare presso la Fortex Realty. Ha sempre sostenuto la carriera del fratello ed è stato lui, il giorno in cui Daniele è finito in coma, a pubblicare il comunicato ufficiale per annunciare la notizia. «Chi conosce e vuole bene a Daniele», ha scritto all'epoca nel suo messaggio social, «sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi».